Il secondo incontro sulla pittura rupestre dell'Agrofalisco inizia naturalmente da uno dei luoghi più importanti sotto questo aspetto. E prima però di entrare nel merito, mi riferisco alla Valle Subentonia, a Castel Sant'Elia, eccetera, un leggero riordino per sapere di chi si parla. Di solito queste pitture vengono fatte, come è stato già detto, nelle caverne, nelle grotte, e spesso sono delle antiche tombe falische riutilizzate e adattate al culto. Quando il monaco è solo è un monos, l'eremita è eremos, cioè viene nel deserto, che di solito va insieme. Il monaco deve stare solo, non può stare insieme ad altri per adempiere alla sua scelta. Gli anacoreti sono quelli che invece mi tirano in disparte, sono ancora più isolati sotto certi aspetti. I sarabaiti invece sono i ribelli, quelli cioè che non è facile organizzare nell'ordine. I girovaghi sono i itineranti. Poi esistono delle figure molto particolari. Gli stazionari sono monaci che stanno sempre in piedi, alcuni addirittura su una colonna, alcuni dentro alberi secolari. A quel punto però iniziano questi piccoli luoghi di raccolta che sono le laure. La laura non è più un romitorio, ma non è ancora un cenobio, cioè quando parliamo di romitorio parliamo di una singola cella con un monaco solo. Quando parliamo invece di laura vuol dire che più monaci per motivi logistici si sono trovati insieme e quindi hanno una vita in parte comune. Poi dopo si passa al cenobio quando in effetti si riuniscono in modo vero e proprio. Questo è lo stile che viene, diciamo, dalla Palestina. E quindi Cenobiti viene da Cenobion, che è il luogo di vita comune. Ora, queste tipologie si applicano perfettamente a Castel Sant'Elia, cioè al cenobio della località Subepentoma. Questa enorme, ecco qua, questa enorme vallata, questa forra bellissima, con questo sperone tufaceo sul quale diciamo, si addensano una serie di grotte. La grotta di Sant'Onnoso, la grotta di Sant'Anastasio e dentro Castel Sant'Elia invece vedremo poi la cella di Sanne, la grotta di San Leonardo. Il cenobio, quindi parliamo di cenobio, non di monastero ancora, ecco perché è importante. Il cenobio in località Subepentoma, ce lo ricorda Gregorio Magno, quindi siamo certi di quello, che Gregorio Magno muore nel 604, quindi attorno al 590, 595, scrive questi dialoghi e in uno di questi proprio ricorda questo cenobio in località Subevento. Naturalmente il cenobio lo chiamano di Sant'Elia, che poi in effetti sarebbe Elia il profeta, insomma, in qualche modo, che viene festeggiato il 20 luglio. Sant'Elia è precedente a Cristo, però è santificato come gli altri santi. Quindi è dedicato a Sant'Elia. Nei documenti di Castello, però, esiste poi un altro piccolo monastero che è San Benedetto. Questo aspetto duplice non è stato ancora chiarito a livello storico. Per alcuni storici sono due, per alcuni storici è lo stesso che è cambiato nome in un certo punto del discorso. Che non è ancora Castel Sant'Elia all'inizio, non è della regola di San Benedetto. Tant'è vero che la regola di San Benedetto comincia ad esserci nell'816-817. Che c'entra però, ecco, Sant'Elia, la basilica, con le nostre pitture? C'entra perché noi le pitture, non le... naturalmente quelle della basilica sono eccezionali, ma lì siamo nel XII secolo, quindi siamo avanti. Invece quello che ci interessa in particolare, vedete questa è la basilica com'era prima, con il campanile, con una cappellina davanti, e qui non c'era ancora il cimitero, qui vedete che invece adesso c'è il cimitero. Quindi era questa la basilica. Ma a noi quello che interessa della basilica è che ci dice che questa basilica è un secolo. Ce lo dice il papiro Ravennate, ma non solo. Ma noi abbiamo un pilastrino, lo vedete qua, questo
con due pavoni intorno al calice, che è un simbolo eucaristico. Questo pilastrino lo troviamo nella cripta e è del VI secolo. Questo è non solo, ma questo frammento copto di stoffa che vedete a sinistra, che fa parte della raccolta degli indumenti sacri, è stato fatto un eccellente museo a Castel Sant'Elia su questa tipologia di paramenti sacri. È un frammento di stoffa che viene, diciamo, dalla Sicilia, in effetti, traslato dall'Oriente, e siamo nel X secolo. Qual è il luogo che ci interessa? È la cripta, l'antico romitorio, divenuto poi cenobio con i monaci eremiti, e poi diventato, diciamo, cenobio fino a che poi viene edificata sopra questa, viene edificata la basilica. Quindi qui abbiamo noi una serie di testimonianze, anche pittoriche, ma anche scultoree, molto precedenti all'anno 1000. Siamo nel VI, VII secolo, VIII. In particolar modo, vedete queste decorazioni, che sono questi frammenti che sono rimasti nella cripta? Qua si parla di pittura molto antica, VII, VIII, IX secolo, ma che è una pittura grafica, vedete che è basata soltanto su disegni grafici, ha come che, diciamo, l'aspetto vegetale, spesso sono dei fiori, i colori sono quelli classici, il rosso, l'ocra, un ocra arancione quasi, molto forte. Ma non solo, ma c'è questa transenna che è stata riportata da poco a Castel Sant'Elia con un'ottima operazione di recupero, e questa è una transenna che siamo qui nel periodo carolingio, siamo attorno all'VIII, IX secolo. Non solo, ma anche questa pittura che è la cripta è precedente alle pitture che abbiamo sopra. Quindi a Castel Sant'Elia queste sono le pitture che stanno, i resti delle pitture che stanno nella cripta, ma possiamo essere certi che a Castel Sant'Elia esisteva una cripta sopra. E qui ce lo testimonia perché in una parte del dipinto che è dentro, è contenuto in un dipinto che sta lì dentro la Basilica di Sant'Elia, se guardate a destra c'è una sorta di arco che è una cripta, cioè proprio questo è il tipico cenobio, con i frati che tutti insieme abitano lì, stanno insieme, e lì naturalmente c'è la tradizione che venivano chiamati uno per volta secondo l'ordine di morte. Questa è la chiesa, questo è il campanile, questa è una trasposizione della stessa chiesa, ma vista in un angolo da un punto di vista diverso. Ma è importante questo, cioè che sotto c'era sicuramente una cripta, quella che poi è testimoniata dalle varie pitture. È chiaro che se poi saliamo dentro, qui la cosa è diversa, perché siamo dentro la basilica con l'abside eccellente, perché che è la tradizione legge, se vedete, viene consegnato, a sinistra abbiamo Sant'Elia, San Paolo, Cristo, San Pietro e Sant'Anastasio o San Nonnoso, perché qui Sant'Anastasio e San Nonnoso a un certo punto uno diventa abate, uno e c'è un po' di confusione, ma San Nonnoso è molto importante perché ci lega a Sant'Oreste. È chiaro che qui lo dice Cristo, no? Vos qui entratis, respiciatis, ecco, respiciatis. Voi che entrate, guardate a me per primo, è un richiamo. Ecco qui siamo nell'abside eccellente, perché c'è la teoria degli Agnelli. È chiaro che questa noi non possiamo considerarla una pittura rupestre, però come questi pittori che lavorano qua e che sopra in qualche modo ce l'hanno detto, perché c'è una scritta, eccola, dove dice Ioannes et Stephanus, fratres pictores Romani, et Nicolaus Ioanni. Quindi questi due fratelli, più il Nicola figlio di Giovanni, quindi il loro nipote, questi sono pittori romani che lavorano non solo a Castel Sant'Elia, ma vedremo che lavoreranno in altre parti delle nostre pitture, ma quantomeno lavorano i loro aiutanti. È una squadra, perché per affrescare la basilica ci sono voluti anni, non è che era una cosa che si poteva fare in poco tempo. In basso c'è una piccola figura di un monaco, questo qua, se vedete, questo qua sembrerebbe che sta in questo punto qui esatto,
questo monaco lo identifica o con San Nonoso, ma non è l'aureola, o perlomeno non si vede bene, oppure è Bovone, cioè il monaco che commissionò questa serie di pitture. Queste sono quelle dell'abside. Ecco, vedete, lo dice proprio sotto, siamo nel 1105, un periodo importantissimo per la Chiesa, perché c'è una grande voglia di riscatto dopo l'anno 1000, e ci sono dei papi significativi, e quindi queste, il loro veicolo primario era quello delle pitture, per poter incidere forte sulle persone che vivevano nella periferia di Roma. Di solito si rifanno ai mosaici che stanno nelle abside delle grandi chiese romane. Però vedete come Giovanni e Stefano, su quel Fratres poi si è discusso molto, perché sembrerebbero addirittura dei frati. Noi sappiamo che esistevano dei frati pittori, però dovremmo dare, dato che il nipote di Stefano, figlio di Giovanni, diciamo, dovrebbe essere Giovanni sposato, quindi la cosa, diciamo, ha un figlio, è un po', a meno che non sia il nipote per via indiretta. Guardate queste immagini, diciamo che siamo nella pittura classica di questo periodo. Prevale il verticalismo. Vedete queste figure come sono tutte sviluppate in senso verticale. Ma tutto contribuisce alla spinta, vedete, non c'è nulla di obliquo in questo caso, perché tutto deve tendere, e anche un significato, come si può dire, psicologico, tutto deve tendere verso l'alto, verso Dio. Poi c'è una profusione d'oro, vedete che gli oggetti che portano, ma anche tutto questo giallo è un giallo oro, nel senso della regalità del Cristo. Quindi quando si analizzano queste pitture, non bisogna entrare nel merito di dire, ah, ma queste però sono pitture rozze, non hanno prospettiva, non hanno volume, non hanno sfumature. Ma come è stato già detto, noi siamo qua nel periodo dell'Alto Medioevo, quando era finito il periodo classico, quello greco e romano, e c'è una sorta di discesa verso queste forme che non sono più quelle classiche. È stato già detto, bronzo di Riace è un bronzo di Riace, è una figura vera, quasi, insomma. Non è le figure che vedremo nel periodo romanico. Quindi dopo il periodo classico c'è una sorta di discesa verso il non classico. Ed ecco che queste figure qua vengono naturalmente influenzate anche dall'Oriente. Perché vedete questo grafismo, questa mania, diciamo, questa delle decorazioni, del ripetere questi moduli in maniera così, è più che altro tipico del mondo del Medio Oriente, insomma, non è tanto una tipologia italiana. Sono tutte quante con il gesto che vanno verso il centro, probabilmente qui c'è San Michele Arcangelo e a fianco ci dovrebbe essere una figura, forse Cristo o la Madonna, non si è chiarito perché non c'è più quell'immagine centrale, vedete, manca questa immagine. Naturalmente la scena più grande è l'Apocalisse, perché è piena, sono delle immagini eccezionali, sono tantissime le immagini, sono decine e decine. Naturalmente la chiesa di Basilica di Santeria merita uno studio e una presentazione ad hoc. Vicino c'è la grotta di San Leonardo. Perché è importante? L'hanno pure restaurata, è stata un'opera meritoria, perché questa grotta si presume che sia addirittura antecedente all'eremitorio che sta sotto la Basilica di Sant'Elia, e che addirittura sia del VI secolo, qualcuno avanza l'ipotesi. Sulle pitture non siamo d'accordo, le pitture non sono del VI secolo, però sono comunque molto antiche, perché alcune pitture sono dell'anno 1000, sono l'undicesimo secolo, poi ce n'è una che in effetti è stata fatta dopo. Sul presunto incontro qua dentro di San Gregorio Magno con la regina Teolinda si discute da sempre. C'è una parte che dice che è avvenuto, una parte che dice no. La professoressa Giulia Baroni, in un convegno fatto, mi sembra, nel 1999 a Castello, disse che come storica lei non se la sentiva di dire una parola definitiva. Cioè, non abbiamo il no, ma non abbiamo anche il sì, documenti che in qualche modo ce lo testimoniano. Che cosa è rimasto dentro la grotta di San Leonardo? Praticamente nulla, ecco. Vedete questa piccola immagine sulla destra, che in qualche modo però è stata fotografata diversi anni fa, quando ancora era in essere. Quindi quello che vediamo qua è quello che stava qua.
Qui in alto per la scritta, principio erat verbum et verbum erat apud Deum, questa scritta di solito sta nelle mani di San Giovanni Evangelista. Quindi di solito qui dovrebbe essere stato San Giovanni Evangelista, l'angelo, Gesù Cristo al centro, a destra San Giovanni Battista, con una scritta che è pertinente proprio a San Giovanni. Purtroppo è rimasto nulla. Però noi nella foto che ci è rimasta riusciamo a leggere, vedete questo panneggio fatto con tutti i motivi a V, questo grafismo proprio stretto, queste punte acute, che è una cosa poi che rientra pure nella tradizione longobarda. L'oreficeria longobarda è fatta tutta di intrecci, diciamo proprio questo testimonia che in effetti queste pitture sono la risultante di una tradizione polivalente. È chiaro che quella romana impera, perché Roma è Roma. Oltretutto parecchi di questi artisti venivano da Roma. Ma su questa, diciamo, base romana si infiltra poi tutti coloro che vengono dal Medio Oriente, i monaci basiliani, ma tutti, tantissimi arrivano a Roma, portano la loro cultura iconografica e figurativa. Quindi dobbiamo leggerla in quel modo, queste pitture, con una serie di contributi che vengono dall'estero. Che cosa è rimasta dentro di San Leonardo? È rimasto questo, che è sempre una solita provvidente fotografia precedente, ci fa vedere, eccolo qua. Questa è l'aureola, questa è l'aureola, questa è la barra sopra, la cornice che di solito è rossa e, ripeto, color oro, e questo qui non si vede quasi più nulla, ma qui si intravede che era il Cristo. Cristo benedicente alla greca, vedete? A volte viene l'indice e l'anulare, scusate, viene piegato, oppure addirittura all'anulare il medio in una forma particolare della mano. Cristo che benedice alla greca, questo per consuetudine. Ma c'è rimasto un altro frammento di affresco, che purtroppo è come adesso, non ce l'ho io, perché quello che fotografò quando, i primi tempi che c'erano le immagini a colori, questo non lo fotografò probabilmente. E chi è? In mano vedete che tiene qualcosa che pende, qui sembra una catena, ed è in effetti San Leonardo da Nobiliacum, di Noblac, un francese. Questo lo troviamo anche dentro la basilica in un paio di parti, ma lo troviamo in tantissime parti a Civita Castellana. Dappertutto, perché San Leonardo era il protettore, diciamo, dei carcerati. E spesso si rivolgevano a lui, appunto, le persone che avevano o il rischio di andare in prigione, o che erano prigionieri, oppure si rivolgevano a loro per impedire che la prigionia non fosse poi così dura. Questo diciamo, è uno dei santi più diffusi nella nostra zona. Però, ripeto, mentre quest'altra precedenti erano dell'undicesimo secolo, qui siamo perché già siamo avanti. Queste sono precedenti alla Basilica di Castel Sant'Elia, questa è successiva. Tant'è vero che a Castello, poi troveremo dentro la Basilica, tanti altri santi, Santa Lucia, tutti i santi che in qualche modo intercedono per farci star bene. San Biagio che pensa alla gola, Lucia agli occhi, questo diciamo lui pensa ai carcerati, San Rocco e San Sebastiano pensano ai malati di peste e tutta una serie di cose. E adesso andiamo a Nepi. A Nepi, nella catacomba di Santa Savinilla, in effetti, esistono delle pitture, ma in qualche modo sono pitture tarde, quindi non rientrerebbero nelle tradizionali pitture rupestri, però sono pertinenti perché sono pitture rupestri, cioè sono state dipinte dentro degli ipogei. Il dottor Francocci è espertissimo, ci porta le persone a visitare queste magnifiche catacombe. Anzi, invito chiunque non le abbia ancora viste di fare una visita perché è un'esperienza veramente unica. E sotto la guida del dottor Francocci si entra proprio nel merito del tempo e delle varie cose. Da tantissimo tempo che le studia e che porta a disposizione degli altri questi suoi studi. E diciamo che già nel IV-V secolo la città ci fa capire che era urbanizzata. Se queste catacombe sono del III secolo almeno, perché dovrebbero aver ospitato il corpo di Santo Romeo Romano, che secondo me sono addirittura degli inizi del cristianesimo contemporanei di San Pietro, ma che
ormai diciamo nelle ricerche più, diciamo, più approfondite, un po' più a livello storico, collocano questa morte di Santi nella persecuzione di Claudio II il Gotico e non Claudio I. Quindi siamo nel III secolo. Savinilla, Santa Savinilla, aveva questa sua proprietà e lì va, fa seppellire. Santolomeo lo fa seppellire all'ingresso della catacomba, San Romano lo fa seppellire dentro la catacomba. Quindi c'è tradizione che questa sia la tomba dove in effetti fu messo San Romano. E Cristo c'è in mezzo, che cosa è raffigurato? Cristo benedicente. Vedete anche in questo caso le due dita finali sono verso di chiuse. Cristo benedicente, sguardo fisso su noi perché l'interlocuzione è diretta. Dobbiamo osservarlo, dobbiamo anche guardargli negli occhi, proprio sembra una banalità. Quando guardiamo una pittura, guardiamo le persone, i dipinti negli occhi quando c'è possibile, certo, quando ci si può accostare. Perché c'è proprio questo colloquio, siccome i pittori antichi, specialmente di questo periodo, tenevano moltissimo al discorso dello sguardo e delle posizioni delle mani, quello è significativo. Questo è eclatante. Cristo ci chiama, benedice, perché è chiaro che può benedire, tiene in mano le scritture, la Sacra Scrittura, e dietro gli angeli vedete che sono rivolti invece di tre quarti. Perché là è l'interlocutore nostro diretto, a meno che non sia il nostro angelo custode, ma sono gli angeli che intercedono. E quindi c'è questa sorta di giro. Ecco, ma quello che è interessante in questo affresco è questa parte qua. Questa parte qua non è contemporanea di questo, è sicuramente precedente. Quanto precedente? Vedremo adesso, lo rivedremo quando andremo a vedere altre immagini. L'abbiamo già vista comunque nella Cripta di Sant'Elia, delle immagini, avete visto, ve l'ho fatto notare, con dei racemi, con delle immagini così. Quindi è molto probabile che questa qui fosse stata, questo è un, so, chiedo venia a Dottor Francocci per questa mia, come si dice, ipotesi, che questo ci sia stato veramente San Romano in un periodo, diciamo, coerente con la sepoltura, ma più che altro con il V, VI secolo, perché queste periodo è questo, e che poi in seguito furono fatte queste due affreschi, magari per il riuso della tomba, perché spesso quando un santo veniva tolto, perché poi San Romano, avete visto, con Santolomeo, sono stati spostati in parte nel centro del paese. San Romano sta in cattedrale, Santolomeo sta nella chiesa di Santolomeo, quindi non sta più lì, ed è probabile che in quell'occasione, quando il santo fu spostato, chi poteva accedere all'uso di questa tomba era la tipica sepoltura ad santos, cioè uno si sentiva vicino quando veniva sepolto nella sepoltura del santo o quando gli andava veniva sepolto vicino. E chi ci mette? Ci mette qui San Giovanni a sinistra, l'Apostolo Giovanni, e a destra ci mette San Giacomo Maggiore. San Giacomo Maggiore sarebbe Santiago di Compostela. Ed ecco che allora qui si infila il discorso del pellegrinaggio. Qui siamo attorno al 300 avanzato. Quindi noi sappiamo che c'è stato il giubileo, 1325, 1325. Quindi è molto probabile che durante uno di questi giubilei, coloro che passavano fecero fare questa immagine. E infatti noi San Giacomo Maggiore lo troviamo in tantissime parti lungo la via Merina. Anche a Gallese c'è la chiesa di San Iago, che è la chiesa di San Giacomo, e c'è raffigurato sempre San Giacomo Maggiore. Perché i pellegrinaggi per i cristiani, come è stato già detto, erano tre, non erano obbligatori, ma erano consigliati. Quello a Roma, in Terra Santa e Santiago di Compostela. Questi sono i tre viaggi che un cristiano avrebbe dovuto fare. Qui siamo poi a fare rinnovi, c'è la tomba, la catacomba, anche qua quasi 1000 sepolture, ma qui non mi risulta un'immagine, perlomeno. Può essere una mia colpa di non averle viste, ma non ci sono immagini. Andiamo adesso invece a Civita Castellana. Civita Castellana, stranamente, esistono tre chiese rupestri, ma non piccole eremitorie, proprio chiese, una propria chiesa. Tant'è vero, eccole qua, questi insediamenti monastici naturalmente recuperano tutte grotte preistoriche.
queste grotte preistoriche erano state poi usate nel periodo per le sepolture falische, perché anche queste grotte qua dove stanno si trovano esposte ad oriente, quindi prendono il sole, hanno un corso d'acqua alla base, sono su una via di transito perché lì davanti passava la Flaminia e quindi avevano tutte le pertinenze per ospitare i monaci. Eccole qua dove stanno, questa è Civita Castellana, qui sotto all'ospedale c'è Sant'Ippolito, San Cesareo è sulla collina di Vignale, San Sembo invece è più indietro, è diciamo vicino alle località Celle, ecco i tre insediamenti rupestri. Sono stati studiati dalla Raspi Serra nel 76, con bellissime fotografie fatte dallo studio Nelli di Civita Castellana, e anche i disegni sono della loro famiglia. Ecco qua, Sant'Ippolito è questo. Questa era la porta antica di Civita Castellana, dove oggi si entra normalmente, no? E si va all'ospedale dalla Flaminia. Questa era la porta urbana e Sant'Ippolito era attorno a queste parti qua, in questo punto qua. Eccolo qua, vedete che questa carta ce lo chiarisce bene. Qui vediamo Sciana, questa è la porta Borgiana, questa qui, quella con i rilievi. Questa è la porta Falisca, questa era la via Flaminia, eccola qua, antica, faceva questo giro e saliva su. Qui c'è la collina di Vignale. Qui c'è una fabbrica dove nascerà la prima industria ceramica di Civita Castellana. Adesso col dottor Ciarrocchi, che è il dirigente della Flaminia, che ha studiato l'industria civitonica dal Novecento in poi, io ho studiato quella precedente, stiamo preparando uno studio proprio in quel modo per testimoniare quella che fu l'industrializzazione ceramica Civita Castellana. Quest'altra carta invece ce lo mette ancora meglio, perché ci fa vedere proprio dove sta Sant'Ippolito, eccolo qua, ospedale Sant'Ippolito. E Sant'Ippolito, naturalmente è un santo che veniva venerato sulla Tiburtina, era un presbitero, era un monaco, fu sepolto a Roma in una cripta vicino a San Lorenzo, e questo culto di Sant'Ippolito era unito a quello di San Cassiano ed era diffuso a Ravenna. Vi ricordate che nel primo incontro abbiamo detto che la via Merina portava da Roma a Ravenna? Ma anche quelle immagini di quelle, diciamo, vergini, quelle che stanno a Castel Sant'Elia, così, sono immagini che riprendono i mosaici ravennati. E quindi Sant'Ippolito è un culto che viaggiava lungo la via Amerina. Eccolo qua, Sant'Ippolito, a Ravenna, a Santa Apollinare Nuovo. Vedete che qui siamo in un mosaico del VI secolo. E poi abbiamo qui Sant'Ippolito a San Lorenzo fuori le mura. Che cosa è rimasto di Sant'Ippolito? È rimasto quasi nulla. È rimasto questo piccolo lacerto che non sappiamo neanche chi sia. Sembrerebbe forse pure qui San Leonardo di Noblac, quello che in effetti, quello dei Carati, con una, vedete? Ma sembra più un cartiglio questo qua, sembra più il Rotulus, quindi potrebbe essere un santo che ha in mano le carte evangeliche. Il Papa è rimasto soltanto, e ringrazio qui Maurizio Cosimi, che è un grosso ricercatore, uno speleologo, insieme a Tullio Tubosch, insieme a Barbara Bottacchiari, stanno facendo insieme a tante persone altre che purtroppo mi dimentico il nome e chiedo venia scusa, per esempio anche Valentini di Corchiano, altre persone che fanno queste ricerche nelle grotte e che grazie a Dio mi garantiscono queste immagini, spesso raccolte con grande sacrificio fisico. Ecco San Cesareo, quell'altra abbiamo detto, l'altra, terza chiesa rupestre. Sta qua, questa è la Chiesa Cesareo, questa è la planimetria. Vedete che queste chiese hanno di solito altri spazi. Per quel discorso che facevo prima, questi spazi poi diventano a volte una chiesa, a volte un oratorio, a volte ospitano altri monaci, fino a che la chiesa diventa un cenobio, fino a che i monaci poi non si trasferiranno dentro il paese facendo le nuove chiese. Non per nulla sopra queste tre grotte c'è il monastero lì a fianco all'ospedale di Civita Castellana, quello è un monastero, quindi c'erano i frati, sopra c'è Santa Maria dell'Arco. Quindi vedete che i monaci alla fine
vanno nel centro urbano perché vengono consigliati anche a farlo, primo per poter evangelizzare anche le persone del paese, ma in effetti anche perché vivere fuori era facile rispettarla. Ecco qua, questo è San Cesareo, questo è il suo reliquio a Lucca. E questo, che co e questo è quello che è rimasto di San Cesareo. Ecco qua, qui c'è un barlume di pitture. Ma voi direte, dice Fellini, ma ci hai portato le pitture dell'Agro Farisco? Ma che pitture? Sono quattro pezzetti. È quello che abbiamo. Non è che dipende da me. Ma non solo, se seguiamo a non curarli, e nella prima puntata è stato detto che l'opera meritoria del restauro attuale da poco tempo fatto da Toro a Vallerano ha messo in sicurezza quegli affreschi che sono un terzo di quello che c'erano, perché gli altri sono crollati. E pensate che nell'Ottocento l'hanno fotografati. Io nella prima il primo incontro l'ho fatti vedere. Quindi c'erano nell'Ottocento, poi sono crollati, sono spariti, sono andati giù nella rupe. Quindi preoccupiamoci di questi segni, che all'apparenza sono secondari, ma che sono importanti. Eccolo qua, questo è ingrandito. Fortunatamente qualcuno l'aveva fotografato lì e siamo in grado di poter dire che cosa c'era. C'era la grotta di San Cesareo, questo è Cristo. Tant'è vero che all'ingresso, così come a Castel Sant'Elia, in maniera molto più monumentale, è sopra l'arco e dice: entrate perché io vi aspetto. Anche qua è sopra l'arco e questo è Cristo. E San Cesareo era talmente diffuso lungo la Merina che ancora a Orte c'è la porta San Cesareo. Una porta importante e si accedeva, guarda caso, proprio dalla parte, diciamo, orientale, nord-est, che viene Rina, che veniva dall'Umbria. La grotta di Sant'Elmo o Sant'Anselmo, anche qua sono due livelli, c'è una cappella, affreschi alle pareti. Questa è quella che dà più, come si dice, che dà più rammarico, perché adesso vi faccio vedere come è ridotta. Questa è la grotta, vedete? Per andarla a vedere bene, questo dovrebbe essere Maurizio Cosimi, si è arrampicato con le corde, è andato dentro, perché si può entrare, mi hanno detto, anche da un'altra parte, però era più comodo in questo modo. Vedete che c'è qualcosa, questo qui sembrerebbe, no, è una vasca. Qualcuno dice che sia un impluvium, cioè che facevano nell'antichità dell'acqua piovana. Alcuni dicono che sia, potrebbe essere addirittura un antico fonte battesimale. Ecco quello che è rimasto a Sante, siamo a San Selmo. Praticamente delle pitture nulla, anzi, questo. Ecco in che condizioni. Ci sono stati tentativi di strappo. Guardate che io ho visto il recupero di opere d'arte strappate. Grazie a Dio, quando sono strappate bene, ma non dovrebbero essere mai strappate in maniera abusiva, senza permesso. Si conservano bene. Qui hanno provato, qui ci sono tentativi di strappo. Poi tutti quanti quelli che passano vogliono lasciare il loro ricordo. E qui ci sono tutte le date, 40. Oh, tenete presente che parecchie di queste cose sono state fatte durante la guerra, quando lì si rifugiavano, erano i rifugi contro i bombardamenti. Vivevano dentro lì parecchie persone. E lì qualcuno si è divertito. Ma io penso che siano due cose molto più recenti. Vedi, noi abbiamo una foto di questo. Quello che è rimasto oggi è questo qua. E questo invece era quello che era prima. Anche qua siamo presenti Cristo. Vedete un Cristo molto tradizionale, molto antico. Le arcate sopraccigliari sono molto ben segnate, altrettanto gli occhi. Il naso, questa specie di capigliatura sempre tipo un caschetto che sembra avvolga il volto del Salvatore. Qui c'erano altri tre santi. E questi tre santi, probabilmente la prima è Santa Caterina, perché fino a poco tempo fa si vedeva a ruota, quindi si chiamava Santa. E questo dovrebbe essere sempre San Leonardo con le manette, perché era un modello. A volte gli stessi pittori portavano dei calchi, cioè li appoggiavano sulle pareti e calcavano. Tre santi, abbiamo detto quelli precedentemente. Andiamo adesso veloci perché se no che nel tempo tirano. A Gallese ci sono degli ipogei eccezionali. Non ci sono pitture, ma ancora non si sa bene quale fu il loro uso. E ci sono altri locali vicino che non sono stati esplorati, magari ci riserveranno qualche sorpresa.
ma non so se siano stati questi nel passato. Eccoli qua. Molto suggestivi. Guardate che noi abbiamo centinaia e centinaia di persone che vengono a Gallese con la guida o senza a vedere questi ipogei, gli ipogei di Loiano. Sotto la chiesa, sotto a Gallese, c'è la chiesa di San Famiano. San Famiano è morto a Gallese nel 1150, quindi siamo nel XII secolo, nel periodo in cui veniva fatta la chiesa di Sant'Elia. E San Famiano era un monaco eremita, partì da Colonia, andò a Roma e fece il primo pellegrinaggio. Da lì andò a Santiago de Compostela, dove si trattenne 30 anni quasi. Da lì andò in Terra Santa con la seconda crociata, tornò dalla seconda crociata, arrivò a Gallese il 28 luglio. E l'8 agosto del 1150 morì a Gallese e qui è sepolto proprio questa bellissima basilica che è all'ingresso del paese. Ma un'altra piccola chiesa ricorda il santo, perché mentre il santo faceva l'eremita nella zona di Loiano, diciamo di Cecilia Castellana, fece il miracolo dell'acqua. Qui si vede in questo affresco, si vede, oh, scusatemi, si vede appena, ecco, in questo affresco il bastone che percuote l'acqua, ma ho portato questo perché qui c'è scritto 1500, anno 1570, l'anno del giubileo. Quindi i pellegrini che passarono fuori Gallese in questa chiesina fecero fare questi affreschi in occasione del giubileo, i cittadini di Gallese. Pensate che nell'ufficio tecnico, nell'ufficio del bilancio del comune, c'è un bellissimo camino del 500 con la data, anno giubilei 1575. Vedete come anche i comuni tutto si attrezzavano per fare bene quello che veniva. Ma una cosa strana è che tra Faleria e la Valle di Baccano c'è una strada dove c'è l'antico eremo che veniva chiamato di San Famiano. Testimonianza che San Famiano venne a piedi lungo la via Merina. E qui ringrazio, ecco, l'amico Tullio Dubosch, che è uno dei più esperti ricercatori di. Lui è un geologo, ma cerca sempre, diciamo, le grotte antropizzate. Non è un esperto di grotte arsiche, diciamo, stalattiti o stalagmiti. Lui è esperto di grotte che hanno, visto la presenza umana, ma è capace di addentrarsi per dei cunicoli che solamente a pensarci mettono paura. Lui con la sua squadra sono molto esperti. E qui mi ha fatto la grazia che, siccome questa grotta di San Famiano è a metà costa, ci si andava su con una scala. Mi ha fatto questo favore per andare e l'ha fotografata dentro, ecco dove vivevano gli eremiti. Ci sono altre grotte, ma non sono state ispezionate, perché lì probabilmente era un luogo dove si radunavano gli eremiti. Anche a Gallese, in casa di Sant'Agostino, sotto la chiesa di San Benedetto, oggi Sant'Agostino, fratrum eremitarum, quindi dei frati eremiti, qua sotto ci sono delle grotte dove è chiaro che vivevano dei monaci. Quindi vedete i monaci, monaco, cenobio in grotta, chiesa nel paese. Questa è la trafila. Anche a Nepi abbiamo visto per San Biagio. Vignanello, la grotta di San Lorenzo. Questa pure c'è una bellissima pittura medievale, ma è rimasto quasi nulla. Ecco. Eccola qua quello che è rimasto. Cioè nulla quasi. Purtroppo è questo. C'è un santo che sembrerebbe un San Michele perché qui si interverrebbe, eccetera, ma insomma, comunque la grafia è importante perché siamo sempre in quella tipologia, vedete il naso lungo a cannello, diciamo, con le orbite oculari ben definite, la solida capigliatura a caschetto o a volte arricchita anche dall'aureola dietro e via. E queste sono le tipologie. I colori che predominano sono il giallo e il rosso. E anche l'azzurro in alcune parti. Fortunatamente anche qui abbiamo qualcosa, le foto fatte, addirittura nell'Ottocento, una nel 1907, eccola qua. C'è rimasto questo. Questo c'era, uno, due e tre. L'Arcangelo Michele, la Madonna col Bambino e l'Arcangelo Gabriele. Probabilmente questo è l'Arcangelo Gabriele, perché non è l'Arcangelo Michele, lo vedete? Non ha il volto, probabilmente stava qua, questo. E qui è una puntata, bisogna farla verso Sorate, perché il Sorate è un monte che da qualsiasi parte si va nel lago Falisco è visibile ed ha una tradizione antica, Dio Apollo, tutta quanta la tradizione dei
degli dèi, eccetera, fino a che poi Papa Silvestro, sì, il monastero di San Silvestro, ha fatto un eremitario, un romitorio, ma non l'ha fatto alla base del monte, ma in cima. Perché abbiamo detto che l'eremita cerca il luogo isolato, e questo luogo isolato può essere in una grotta alla base di un monte, oppure salendo tutto in verticale fino al monte e isolandosi in alto. E Benedetto del Soratte, naturalmente ricordato già nella Vita Silvestri, siamo nel V secolo, San Gregorio Magno ne parla, il fratello di Carlo Magno dimorò qua come monaco, pensate, andando a Roma, il fratello di Carlo Magno, Carlo Magno, i cui figli poi diventarono re a loro volta, imperatori, anzi, Carlo Magno, che re dei Franchi dal 762 al 771, cioè prima di Carlo Magno, andò a un certo punto, fece il monaco, ci dimorò in questa zona. Naturalmente quelli che andavano a Roma tutti chiedevano di questo re monaco, e lui a un certo punto decise di andarsene, perché era talmente tanta la frequentazione delle persone che non riusciva più a fare l'eremita, insomma, ecco. E quindi se ne andò a Roma, e poi. Che cosa è rimasto negli eremitaggi di San Silvestro? Gli affreschi, siamo qui nel periodo leggermente più tardo, siamo sicuramente nel 400. Però questo, diciamo, alcuni sono più antichi, per esempio, no? Vedete questi, per esempio, ci sono lastre e marmore, affreschi, questo del 300, questo è un pochino più recente, quindi vedete che questi luoghi hanno avuto una frequentazione. Perché rinnovavano le pitture? Perché rinnovavano i culti? A volte aggiungevano dei santi, a volte esaltavano la figura di un santo che all'apparenza era poco, diciamo, reso visibile, eccetera. E questo è la chiesa del XII secolo a Trenavate, dove ci sono dentro degli affreschi. Una visita a Salsoratte e ai romitori o eremitaggi è da fare. Infatti si stava lavorando su un'ipotesi di una sorta di gemellaggio tra la Valle Subentonia e il Soratte, perché Tolosa sta sia sul Soratte che nella Valle Subentonia. Quindi creare quasi una via dei pellegrini, degli eremiti, per unire proprio la visita alla Valle Subentonia ed a Nepi con la visita al Soratte. E qui c'è la chiesa di Santa Romana, siamo sempre nel Monte Soratte, a metà o in fondo, sono tutti piccoli remitori. Questa è naturalmente una pittura antica. E chiudiamo con la Grotta degli Angeli a Magliano Romano. Era tutta affrescata, pensate. Sappiamo che c'erano gli eremiti già nel VI o VII secolo. Gli affreschi anonimo romano, sono romani perché sono ordinati, sono solenni. Quando vedete un dipinto, se c'è la solennità, se c'è, come si può dire, l'autorevolezza della storia, state tranquilli che c'è dietro una tradizione romana. Perché quando c'è proprio la sicurezza di essere romani e quindi di essere importanti, anche le pitture risentono di questa sorta. Anche perché poi i pittori erano tantissimi. Ecco com'era fatta questi che del soffitto sono stati tutti staccati. E nel 39 furono staccati, ma in maniera perfetta. Tant'è vero che noi oggi possiamo vederli nella chiesa parrocchiale, andiamo a come si dice? Me l'ho perso sotto lo stacco qua. Ecco, andiamo a Magliano Romano, dentro la chiesa parrocchiale troviamo questi. Io, per autocità, mi ci ho fatto una conferenza sulla lettura di questi e fu molto interessante perché sono molto particolari. E siamo anche qua, abbiamo detto prima gli affreschi, Abbiamo detto prima, ecco qua, siamo nel XII secolo, quindi sono vicini o poco precedenti quelli di Castel Sant'Elia, San Gabriele, San Giovanni, cioè è sbagliato, Gabriele non è Gabriele, è l'offertore. Pro madris sue pingere fecit. Questo è l'angelo, questo è Cristo, questo è l'altro angelo. Il pavone col vaso d'oro, simbolo dell'Eucaristia, ma sotto c'è un offertore, c'è una piccola figurina, adesso non so, è sparita, ma insomma è piccolissima, dove c'è lui che c'è, ecco, qui l'ha scritto, vedete?
scritto proprio, dice che ha pagato per fare questi affreschi. C'è l'adorazione dei magi, c'è la natività, la Madonna col bambino, l'asino del bue. Vedete, adesso è inutile dilungarci sulla tipologia della pittura, perché l'abbiamo detto più volte. Grande grafismo, colori di cui base quelli soliti, frontalismo delle figure, espressività, sguardo degli occhi, gestualità, perché ognuno di loro ha una gestualità. Eccoli qua, c'è una bellissima presentazione al Tempio, ecco San Giuseppe, Maria Vergine, Gesù, Simeone ed Anna. Vedete, ognuno di loro, le linee di forza tendono verso il centro, sono quelle che ieri abbiamo chiamato linee di forza. Ma qui c'è ancora una cosa molto più sottile, che anche nelle diagonali, vedete, il pittore comincia ad azzardarsi, a far convergere verso la diagonale, verso la figura del Cristo. Quando vedete un dito, specialmente se è un quadrato, immaginatelo diviso in quattro parti, prima in due, destra e sinistra, poi in quattro, una, due, tre, quattro, poi le diagonali. Una, due, se coincidono con queste linee, se coincidono le verticali, siamo nel verticalismo, se coincidono le orizzontali, siamo nel senso della pace e della tranquillità, se iniziano le diagonali, siamo nel movimento. Anche questo, vedete, c'è un accenno di diagonale. La diagonale si intende che parte da qui e arriva qua, più o meno, adesso non dobbiamo essere isterici. E qui c'è San Nicola di Bari, San Sebastiano, Sant'Egidio e San Pietro. Stranissimo, perché San Sebastiano c'è scritto sotto che Sebastiano, ma non è il solito San Sebastiano che noi conosciamo, con le frecce e tutto. È prima, era un militare e come tale l'hanno voluto raffigurare. E qui ho voluto chiudere con un'immagine. Questo è Magliano Romano, eccolo qua, lo vedete? E questo è San Biagio a Nepi, San Benedetto. San Benedetto e San Benedetto sono presso identici, proprio lo stesso, anche vedete la stessa situazione del volto, eccetera. Questo significa che nella nostra zona, nell'Agro Falisco, giravano moltitudini di pittori, lavoravano in tantissimi posti. Spetta a noi andarli a vedere, visitarli ed apprezzarli, e magari vedere anche l'Agro Falisco, che come vedete è uno spettacolo anche dal punto di vista ambientalista e che ospita centinaia di persone. Voi non immaginate quante persone, prima del Covid, adesso si è un po' ridotto, ma ripartiranno in primavera, era un via vai continuo. Questo per esempio è il gruppo di Luca Panielli. Si è visto poche sere fa su Striscia la Notizia, ha visto il servizio sulle, hanno fatto vedere la tagliata di Fantibassi e ai tre ponti, la via Merina, chi era su Striscia la Notizia, c'è uno che fa, come Indiana Jones, insomma, e c'era proprio Luca che presentava la nostra zona insieme al sindaco di Civita Castellana. Qua è finito, vi ringrazio, speriamo che questo sia utile a facilitare la frequentazione e che i nostri comuni, i 13 comuni del biodistretto in particolare, che si sono costituiti in fondazione e che hanno tra le prerogative essenziali quelle del turismo rurale, ma anche il turismo interno, insomma, ecco, di facilitare le visite ai nostri comuni, seguano, permettimi quest'ultimo complimento, Stefano, seguano l'esempio del comune di Nepi, che oggi veramente è molto ben organizzato per garantire una serie di visite. Fa capo al museo, ma non è detto che non si possa poi il discorso allargare a questa tipologia di funzione. Grazie della pazienza e a un futuro incontro, speriamo.